Allora, innanzitutto è una legge di indirizzo, questa che abbiamo messo, una legge di indirizzo, ma nello stesso tempo è una legge che dice delle cose molto concrete, ma essendo una legge di indirizzo è chiaro che avrà bisogno, e qui parto dalla fine, scusami, Marco, se lo dico, parto dall'articolo, l'ultimo articolo, e quando dice che chiaramente è una legge che avrà bisogno di decreti attuativi. E per questo motivo si stabiliscono dei tempi ben precisi per attuare con dei provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo le cose che diciamo in questa legge. E diamo dei tempi molto stretti, diamo 120 giorni di tempo per presentare i decreti attuativi e 90 giorni di tempo per presentare i decreti attuativi e 120 per la modifica del testo unico degli enti locali. Come sapete, tutta la normativa, ma settimana scorsa so che la Simona, che è molto brava, l'avrà fatto, tutta la normativa sulla contabilità degli enti locali e non solo è contenuta in questo testo unico degli enti locali, che è un decreto legislativo dal 2000 che è continuamente cambiato, e viene cambiato continuamente, soprattutto dalle leggi di bilancio, ma anche da altre normative, anche in maniera molto temporanea. Quindi la prima cosa da sapere è che stabiliamo e diamo agli organi deputati, quindi al governo e agli altri organi deputati, dei tempi ben precisi per attuare quello che diciamo. Questo però, e faccio subito un piccolo accenno al di fuori della legge, non significa, secondo me, che lo strumento e i principi che noi diciamo e anche le cose pratiche che noi diciamo nella legge di iniziativa popolare non possono già subito essere, in quantomeno per alcune parti, così proposte nei consigli comunali, dagli amministratori comunali o dai consiglieri comunali, perché poi lo vedremo, ci sono delle parti, a partire dal pareggio di bilancio sociale, pareggio ecologico e pareggio di genere, che pur non essendo ancora degli obblighi, perché questo lo diciamo noi nella legge, però potrebbero benissimo essere frutto di qualche proposta già adesso nei consigli comunali da portare. Anche se la legge di iniziativa popolare non è stata approvata. Ho fatto questa premessa per dire che comunque è una legge che nei primi suoi articoli, più precisamente nel primo, nel secondo e nel terzo, stabilisce quelli che sono i principi fondamentali e soprattutto quello che è l'obiettivo, cioè di ridare la funzione pubblica e sociale agli enti locali che in questo tempo, e qui non mi dilungo molto, proprio per le premesse che ho fatto, sono state invece utilizzate nell'ambito del paradigma della trappola del debito e comunque dell'espropriazione dei beni comuni, come invece, scusate il termine, una vacca da mungere. Una vacca da mungere sia a livello statale sia a livello ovviamente di bilanci locali. Quindi la funzione pubblica e sociale viene declinata nell'articolo 1. Nell'articolo 2 è quella che comunque stabilisce un principio per cui si devono, nel momento in cui gli enti locali devono attuare questa loro funzione pubblica e sociale, devono anche avere le risorse per poterlo fare, e di qui si stabilisce quindi la necessità che siano dati agli enti locali questo tipo di risorse. Nell'articolo 3 poi si stabiliscono, si entra un po' più nel merito di quelli che sono i principi fondamentali e se ne declinano tre che poi permeano tutti gli altri articoli della legge di iniziativa popolare, cioè il concetto di nuovo equilibrio di bilancio, e lo definirei così, che supera completamente il discorso del pareggio e soprattutto non lo rende un tabù, il discorso della completa vera autonomia tributaria e di gestione delle entrate degli enti locali, che deve essere imperniata soprattutto sul principio della progressività fiscale e il principio del coinvolgimento dei cittadini, della partecipazione attiva dei cittadini con il bilancio partecipativo o altre forme che dovranno essere declinate anche dagli enti locali attraverso la loro autonoma espressione, sono i tre pilastri fondamentali di questa legge di iniziativa. Allora, l'articolo 4 comincia già più a essere un articolo fortemente importante perché stabilisce che comunque esiste un sistema di bilancio che si basa non solo sugli strumenti finanziari, ma si basa su quello che già adesso esiste come strumento.
e che è il documento unico di programmazione, di cui tratta il nostro articolo 5. Attenzione su questo, sono molto, io ho una buona mania di dire come è molto importante questo documento, che invece viene un po' preso sotto gamba da tutti gli amministratori, come pure dai consiglieri comunali e provinciali, e addirittura viene delegato ai tecnici. Come sapete, soprattutto nei comuni più piccoli, ci sono le società che, diciamo così, pubblicano testi, schemi per gli enti locali che addirittura li forniscono ed è molto comodo, soprattutto per i poveri ragionieri che hanno pochissimo tempo e magari devono fare oltre al ragioniere anche 100.000 altre cose nei piccoli comuni, è molto comodo, diciamo così, utilizzare questi schemi senza soffermarsi. Su quello che invece è importantissimo, il documento unico di programmazione. Io purtroppo non ho potuto partecipare alla formazione della Simona, però penso ve ne abbia parlato. È un documento che generalmente viene presentato, è composto da centinaia di pagine ed è per questo che non viene mai letto, neppure dai consiglieri comunali. Purtroppo questa è una realtà che io, anche come operatore, di ragioneria ho verificato. Secondo me se arrivano alla decima pagina è già tanto, però detto questo sarebbe invece il documento fondamentale, il documento in cui si stabiliscono gli obiettivi strategici, quindi le finalità degli enti locali, quelle principali delle amministrazioni degli enti locali, si stabiliscono come portarle avanti attraverso obiettivi di breve, medio e lungo periodo e soprattutto si stabiliscono degli indicatori che devono dimostrare che quegli obiettivi vengono raggiunti. Ovviamente questi obiettivi, questi indicatori sono collegati con quelle che sono le risorse finanziarie e quindi col vero e proprio bilancio annuale triennale che è lo strumento finanziario. Però come spesso consiglio, io stesso sono stato 25 anni consigliere comunale, sempre di opposizione nella mia patria leghista che esiste qui e anche all'opposizione anche anche di governi di centro-sinistra, comunque tutte le volte che io dovevo fare delle proposte non mi concentravo sul bilancio finanziario, anche perché si corre il rischio nel bilancio finanziario di fare delle proposte, soprattutto da parte di consiglieri che oggettivamente non hanno tutte le conoscenze. Ripeto, la Simona vi avrà detto com'è un po' difficile tutti i meccanismi, sia degli equilibri, il pareggio di bilancio, i fondi, il fondo crediti di dubbia esigibilità, tutte queste compatibilità. Per cui appena si fa una proposta di spostamento da un capitolo all'altro è facile incorrere in pareri negativi e quindi in giudizi di inammissibilità degli emendamenti. Viceversa, secondo me, è importantissimo concentrarsi sul documento unico di programmazione e fare delle proposte su quali che sono gli obiettivi dell'amministrazione. C'è una stessa cifra nel bilancio di previsione, che come sapete, come vi avrà detto Simona, viene declinata come, per esempio, prestazione di beni e servizi, acquisto di beni e servizi, può essere usata, lo stesso importo per realizzare una cosa o una cosa diametralmente opposta. E quello che dove c'è scritto cosa si vuole realizzare è il documento unico di programmazione. Scusate se ve la faccio lunga su questo, ma è importantissimo questo concetto. Bisogna riscoprire questo documento e soprattutto cercare di volgarizzarlo, nel senso che se no diventa un documento tecnico che leggono solamente chi lo fa, cioè i ragionieri, e pochi altri amministratori. Secondo me neanche gli amministratori che si leggeranno solo la loro parte. Peraltro è un documento che deve contenere tutti i dati attraverso i quali si possono fare le proposte di bilancio, quindi dati fisici, dati tecnici, dati di sviluppo economico-sociale. E quindi, ripeto, è importante curare questo documento, è importante che, ad esempio, questo documento venga utilizzato e lo potrebbe anche fin da subito, senza necessariamente approvare la legge di iniziativa popolare, essere utilizzato per introdurre obiettivi strategici che in qualche maniera facciano
così tendere verso quelli che sono i nostri obiettivi fondamentali, cioè quelli di un equilibrio di bilancio non puramente finanziario, ma che si basi anche su concetti di pareggio di bilancio sociale, di bilancio ecologico e di bilancio di genere, che poi sono gli articoli 6, 7 e 8 della nostra legge di iniziativa popolare. È un qualcosa di veramente importante e rivoluzionario, perché di fatto dice che, assieme all'articolo 9, che è altrettanto importante, secondo me profetico, poi vi dirò perché, soprattutto in relazione all'epidemia che c'è stata, perché dicono che obiettivo di un ente locale non è solo quello di far pareggiare le entrate e le uscite, la parte corrente, la parte investimenti e altri equilibri di questo tipo, ma è quello di realizzare degli obiettivi di bilancio sociale, quindi declinare gli obiettivi di bilancio sociale che devono essere obiettivi legati al territorio, che vanno in termini di riduzione della povertà, di maggiori possibilità per chi ha di meno. Adesso è inutile che sto qui a soffermarmi su questi concetti generali che tutti conosciamo, e comunque anche tende a far usufruire i servizi pubblici, i servizi comunali a chi è in condizioni economiche e sociali da non poterli in qualche maniera pagare. Questi obiettivi sono gli obiettivi che dovrebbero essere inseriti all'interno del documento unico di programmazione, all'interno del concetto appunto di bilancio sociale, di bilancio quindi che tiene in considerazione quelli che sono gli aspetti fondamentali dell'accesso e dell'universalità a tutti i servizi comunali. Nello stesso senso sono gli obiettivi di bilancio ecologico, che è l'articolo 7. Realizzare il pareggio di bilancio ecologico significa realizzare non solo l'equilibrio finanziario, ma anche le risorse o comunque le entrate che si realizzano e l'utilizzo di queste entrate deve tendere a realizzare obiettivi di carattere strategico e pratico legati alla riconversione ecologica dell'economia, legati alla difesa dell'ambiente in senso attivo, legati alla riduzione dell'inquinamento, legati al riciclo, recupero, riutilizzo dei rifiuti, tanto per così enunciare degli obiettivi. E su qua si possono fare, tutti i comuni lo possono fare, degli obiettivi ben pratici, che per esempio, l'obiettivo che si mette sempre, che non si realizza mai, del riutilizzo, ad esempio, dell'aumento della raccolta differenziata, che diventa un po' lo stereotipo, no? Che ci contengono tutti i bilanci, deve essere un obiettivo all'interno dell'obiettivo del pareggio ecologico e deve essere un obiettivo che deve essere realizzato con degli indicatori precisi che devono essere contenuti all'interno del documento unico di programmazione. Nella stessa maniera, come declina l'articolo 8, è il discorso degli obiettivi di bilancio di genere, tutto quello che riguarda le pari opportunità di genere, per quello che riguarda il discorso in generale dei tempi di vita e di lavoro, del mercato del lavoro, soprattutto ad esempio il mercato del lavoro per quanto riguarda organi come la provincia in cui ci sono ancora i centri per l'impiego e ci dovrebbero essere delle politiche attive del lavoro, appunto questi obiettivi strategici devono essere declinati in obiettivi pratici all'interno del bilancio sociale. Di conseguenza, il bilancio che vogliamo è un bilancio, come dice l'articolo 9, che non solo tende all'equilibrio finanziario, che peraltro poi vedremo non è un tabù, ma deve di condizione di legittimità, ricordate adesso all'interno della proposta della legge di iniziativa popolare, perché se non si inserisce questa parola, poi alla fine, come tante leggi di indirizzo, anche belle, poi non vengono assolutamente attuate, essendo condizione di legittimità, diventa un obbligo per l'amministratore quantomeno riflettere, ragionare sugli obiettivi di bilancio sociale, di bilancio di genere e di bilancio ambientale, di bilancio ecologico. Tra l'altro, e qui sta il vero, secondo me, principio rivoluzionario della nostra legge, l'equilibrio di bilancio non diventa più un obbligo sempre e comunque,
ma diventa, è possibile derogare a questo obiettivo del pareggio in determinate circostanze. Voi le vedete elencate all'articolo 9,4 della nostra legge di iniziativa popolare, quando si parla di periodi di recessione anche economica gravi, in periodi di insorgenza di tassi di povertà, in periodi di esigenza di eventuali urgenti investimenti, in periodi di gravi calamità e in periodi di emergenze sanitarie. Per questo dico che è profetico, perché cosa ci troviamo attualmente, come si trovano attualmente gli enti locali? Gli enti locali attualmente sono tecnicamente tutti in dissesto, sono tecnicamente tutti in squilibrio totale, tanto è vero che lo stesso governo ha dovuto ammetterlo, mettendo un fondo di 3,5 miliardi nel decreto legge 34, nel decreto legge di rilancio, del tutto insufficienti per far fronte alla fortissima riduzione delle entrate tributarie ed extratributarie. La Simona avrà spiegato la differenza, ovviamente le tributarie sono, scusate, se dico delle cose banali mi fermate, eh. Le entrate tributarie sono le imposte, sono i tributi. Sono dalla Tari all'IMU, dalla TASI per chi la applica alle tasse occupazione spazi aree pubbliche. Le entrate extratributarie sono i proventi dai servizi, sia i servizi sociali sia i servizi a domanda individuale. Ecco, in questi 5 mesi c'è stato un crollo verticale di queste entrate e di conseguenza. Purtroppo, gli enti locali stanno in questo momento, sia chi ha approvato il bilancio, sia chi purtroppo il bilancio non l'ha approvato e ha tempo fino al 31 di luglio per approvarlo, questo è il termine attuale ultimo, anche se si parla ancora di 30 di settembre. Quindi chi l'ha approvato dovrà fare entro il 31 di luglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, chi invece non l'ha approvato dovrà approvare il bilancio e contemporaneamente fare la salvaguardia degli equilibri. La salvaguardia degli equilibri, penso che Simona ve l'abbia detto, è il momento in cui si dovrebbe verificare le entrate e le uscite che sono state previste col bilancio per dire se la situazione di equilibrio rimane o meno. Bene, con una situazione di crollo totale delle entrate e di aumento delle spese per far fronte alle esigenze ovviamente che ci sono state dalle sanificazioni fino all'acquisto di mascherine, dai dispositivi necessari per garantire il minimo di condizioni di salute per i dipendenti e per gli utenti, soprattutto in questo periodo che gli uffici pubblici riaprono. Questa mancanza di risorse, ripeto, ha portato i bilanci dei comuni e delle province ad essere in profondo rosso. E secondo me non c'è nulla di più sbagliato nel pretendere il pareggio quest'anno. La nostra proposta invece dice che in una situazione del genere noi non dobbiamo tendere ad un pareggio di bilancio, ma bensì dobbiamo comunque ovviare, derogare al principio del pareggio e l'eventuale disavanzo che si creerà dovrà essere ripianato, potrà essere ripianato in 10 anni, attenzione, non con risorse solo dei comuni, ma attraverso un fondo di carattere statale che necessariamente lo Stato dovrà poi dare sulla base di una certificazione delle spese fatte e del disavanzo accertato. Quindi, in un certo senso, noi con questa proposta di legge che abbiamo fatto oramai un anno e mezzo fa, gennaio del 2019, mi sembra, se non erro, di fatto abbiamo anticipato una situazione attuale. Se non essendoci questa norma, è molto probabile, e se il governo non ci mette altri 3 o 4 miliardi subito di euro, che tantissimi comuni e province debbano in qualche maniera dichiarare o il dissesto finanziario in base alle attuali norme che penso Simone vi abbia spiegato settimana scorsa, o quantomeno il cosiddetto predissesto, elaborando un piano di riequilibrio che, attenzione, non contiene, come dice la nostra norma, delle risorse e dei trasferimenti, ma che in poche parole
l'ente deve autogestirsi e come fa? Lo fa attraverso due misure specifiche, aumentando i tributi, peraltro non necessariamente in maniera progressiva, e tagliando in maniera smisurata le spese e soprattutto alienando il patrimonio e gli immobili e svendendo gli immobili e le partecipazioni. Quindi se ci fosse stato quest'anno una norma come quella che noi proponiamo, avrebbe, non dico risolto, ma garantito un meccanismo attraverso il quale gli enti locali avrebbero potuto non dichiarare il dissesto. L'articolo 10 della legge di iniziativa nostra entra un po' più nel merito di quello che è invece il bilancio finanziario e indica i principi delle quelle che sono le manovre finanziarie. Innanzitutto punta moltissimo sul criterio della progressività dei tributi e delle imposte comunali, stabilendola come condizione di legittimità. Nello stesso tempo prevede in maniera netta un qualcosa che si dice da tempo ma che mai viene realizzato, e che cioè le entrate per permessi di costruzione, i famosi oneri di urbanizzazione, è fatto divieto di utilizzarle per le spese correnti, perché come sapete, penso che abbiate detto nella formazione con la Simona, gli oneri di urbanizzazione sono stati invece uno strumento per ripianare quelli che erano gli squilibri di parte corrente, finanziando di tutto, dal personale alle spese correnti normali, e quindi facendo due cose: da un lato incentivando la distruzione del territorio, perché molto spesso un'amministrazione, un po' come succede per gli swap, cioè vede il vantaggio iniziale ma non vede poi quello che succede dopo, cioè che tutto il territorio viene cementificato, semplicemente per ovviare alla mancanza di risorse dovute ai tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e dovute all'aumento della richiesta di contributi sulla finanza locale che lo Stato ha negli anni, ma soprattutto nel periodo dal governo Monti in avanti, decuplicato. Quindi questo è un principio fondamentale, come pure diventa un principio fondamentale da utilizzare, che è quello di evitare qualsiasi tipo di monetizzazione di delle opere di urbanizzazione, perché è inutile dirvelo, e soprattutto questo è un qualcosa di oramai esistente in tutte le città, purtroppo appunto gli oneri di urbanizzazione, non essendo stati utilizzati per fare le opere di urbanizzazione, dalle fogne alle strade, dalle scuole, ai centri sociali, ai centri di aggregazione sociale, di fatto hanno creato i ghetti, hanno creato i quartieri, i dormitori, hanno creato disagio sociale e indubbiamente hanno contribuito fortemente all'impoverimento. Uno degli altri importanti principi che vengono proposti nell'articolo 10 è il fatto che comunque si inizia a inserire il discorso, l'obbligo a che almeno il 20% delle entrate non vincolate, delle entrate, scusate, in conto capitale proprie dell'ente, quindi quelle che non derivano da contributi dello Stato, della Regione o da altri enti, debbano essere utilizzati sentendo la comunità di riferimento. È il primo accenno dei tantissimi che ci saranno poi negli articoli successivi della legge di iniziativa popolare al bilancio partecipato, alla necessità che comunque, anche su sollecitazione di pochissimi cittadini, si arrivino a definire gli obiettivi e come spendere i soldi da parte dei cittadini stessi dal basso. Altri principi che vengono in qualche maniera declinati in questo articolo 10 sono quelli relativi al fatto che ci deve essere una contribuzione effettiva da parte dello Stato e delle Regioni per garantire la funzione sociale e la funzione di equità che gli enti locali devono portare avanti nelle loro politiche attuative.
Un altro principio importantissimo è la fine dei vincoli per l'assunzione del personale, perché senza questo l'unico vincolo che rimane ovviamente è quello dell'equilibrio di bilancio, perché bisogna eliminare tutti i vincoli, vincoletti, tipo quelli di ridurre la spesa rispetto al triennio 2011-2013, come quello di ridurre i sistemi incentivanti. Che non devono superare la spesa del 2016, che ne sto dicendo alcuni. Non ci devono essere vincoli all'assunzione del personale, perché è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per fare un altro obiettivo di cui parleremo tra un attimo, che è quello della reinternalizzazione dei servizi pubblici. Per quanto riguarda l'articolo successivo, che è quello 11, è l'articolo in cui si parla esplicitamente di partecipazione dei cittadini o comunque dei residenti alle politiche di bilancio. Una partecipazione che deve essere un percorso permanente attraverso bilanci partecipativi, le cui modalità devono essere scelte da regolamenti, quindi in piena autonomia da parte dei comuni, ma diventano, tra virgolette, obbligatori, dovuti, nel caso in cui anche pochissimi elettori lo richiedano. Noi abbiamo messo una cifra che può essere anche considerata un po' provocatoria, dello 0,01% degli elettori, però è chiaro che è un qualcosa che deve servire a far capire che comunque ci deve essere da parte dell'ente una politica di condivisione delle scelte e anzi di ascolto della comunità. Anche se questa comunità è una minoranza, perché ci sono molti regolamenti attualmente nei comuni, anche di referendum, ad esempio, ma sono regolamenti che prevedono quorum assurdi o addirittura forme e processi e procedure talmente complicati da far desistere qualsiasi associazione che non ha un minimo di organizzazione. Peraltro è un articolo importante, l'11, perché inserisce il discorso della richiesta, o meglio, dell'obbligo da parte dell'ente locale di acconsentire ad un audit pubblico, soprattutto per le risorse, quelle che non hanno una destinazione vincolata. Perché molto spesso succede, e noi operatori ce ne accorgiamo, che gli amministratori se la cavano nei confronti dei cittadini dicendo non si può perché questo trasferimento, questo tributo, questo provento deve essere per legge destinato a. In realtà, se andate a vedere, le entrate vincolate vere e proprie sono pochissime. Sono pochissime, sia quelle di parte corrente che quelle in conto capitale. E quindi è necessario che su qua ci sia una enorme chiarezza e trasparenza da parte dell'ente locale nei confronti dei cittadini. Perché se poi diciamo che una percentuale pari al 20% delle risorse non vincolate deve essere deciso con il concorso dei cittadini, se questo 25% si restringe in maniera abnorme perché l'amministrazione sostiene che tutte le entrate che riceve sono a destinazione vincolata, o comunque non lo spiega, o comunque non lo dimostra, poi la partecipazione si riduce a ben poco. L'articolo 11 è importante perché introduce quella che secondo me è stata una delle conquiste già realizzate in una città come Napoli, cioè quella della consulta dell'audit sul debito locale, che è fondamentale per abbattere quello che è la trappola del debito. E per soprattutto far conoscere a tutti la materia dell'indebitamento che strangola non solo lo Stato, ma soprattutto gli enti locali, soprattutto quando l'indebitamento è ingiusto, illegittimo e quando l'indebitamento deriva da operazioni speculative come sono stati gli swap. Scusatemi che non approfondisco tutte le cose, poi al limite se mi volete fare delle domande me le fate. Perché se no non arriviamo più, come ha detto Marco, a trattare tutti gli argomenti. L'articolo 12 è altrettanto importante, si collega con quel discorso di fermare
così tutte le politiche che tendevano a in qualche maniera espropriare gli enti locali non solo della loro capacità decisionale, ma soprattutto delle risorse. Come sapete, lo diciamo da tanto tempo, gli enti locali sono il vero terreno di conquista dal neoliberismo. Anche perché dopo aver privatizzato tutto, appunto, come abbiamo detto più volte, sono i servizi pubblici la cosa che più fa gola. È inutile che qui approfondiamo perché l'abbiamo detto tante volte, dall'acqua a tantissimi altri servizi, oramai non c'è più nulla che non viene privatizzato. Ora, naturalmente, anche i servizi sociali, i servizi di istruzione, qualsiasi tipo di cosa viene privatizzato dicendo in maniera molto spesso falsa che è una maniera più efficiente, economica ed efficace di gestire le cose senza neppure dimostrarlo. Appunto, in questo ambito diventa importantissimo fermare la svendita del patrimonio sia immobiliare sia delle partecipazioni nelle società pubbliche, nelle società partecipate, che è diventato uno strumento che lo Stato ha utilizzato per costringere gli enti locali a raggiungere l'equilibrio che non riuscivano più a raggiungere causa sua, cioè a causa delle politiche governative che tagliavano le risorse e a causa delle politiche governative che aumentavano il contributo sulla finanza locale per comuni e province in particolare, e li costringeva attraverso anche delle norme straordinarie a utilizzare i proventi delle alienazioni in tutte le maniere, in tutte le salse, per arrivare, se andava bene, a finanziare investimenti, se va male, addirittura a finanziare per gli enti che sono in dissesto o comunque in squilibrio finanziario, a finanziare, addirittura la parte corrente. Guardate che di norme che consentono l'utilizzo delle alienazioni sono tante quante quelle che consentivano l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente. E per così far quadrare il bilancio anche di parte corrente. Questo ha provocato ovviamente piani di alienazione, tutt'altro che di valorizzazione degli immobili, e soprattutto ha provocato la svendita delle partecipazioni nelle società pubbliche partecipate. Direi strettamente collegato a questo discorso è l'articolo 13 che si propone, che è quello della reinternalizzazione dei servizi pubblici, cioè reinternalizzazione che deve essere attuata attraverso sostanzialmente lo strumento meno vincoli per l'assunzione di personale, perché è chiaro che se tu devi reinternalizzare devi assumere del personale, in questo momento ti è vietato dalle norme che esistono e che restringono in maniera totale la possibilità di assunzione del personale, e oramai è stato bloccato non solo il turnover, ma addirittura si è dovuto ridurre il personale, come è successo nelle province, di oltre il 50%. E per cui lo strumento è innanzitutto quello di dire: ok, pur raggiungendo l'equilibrio di bilancio, io ho la possibilità di assumere il personale che voglio, quindi anche di reinternalizzare il servizio pubblico. Nello stesso tempo, è una reinternalizzazione che richiede una cosa importante, cioè quello degli investimenti. Come tutte le cose, è necessario che ci sia un aiuto, e su cui, come è già successo, come doveva succedere, per il discorso della gestione del servizio idrico integrato, diventa fondamentale, ne parlerà Marco adesso, il discorso dell'utilizzo dei fondi della Cassa Depositi e Prestiti e dei tantissimi fondi che ha. Gli articoli successivi, a parte il 14 e il 15, che diciamo sono necessari per spiegare che comunque il rendiconto di gestione, cioè il conto consuntivo, quello che è stato fatto in sostanza, deve in particolare dimostrare il grado di raggiungimento non solo dell'equilibrio finanziario, ma anche di quei pareggi del bilancio sociale, di bilancio sociale, di bilancio di genere, di bilancio ambientale ed ecologico, e il discorso delle variazioni di bilancio, che guardate, sono altrettanto importanti come i bilanci, perché se voi andate a vedere,
L'aumento vertiginoso delle variazioni di bilancio nei comuni nasconde certe volte degli stravolgimenti dell'assetto del bilancio iniziale. E quindi altrettanto importante la trasparenza di queste variazioni che noi chiediamo siano in qualche maniera spiegate, illustrate ai cittadini, diventa fondamentale tanto quanto la richiesta di pubblicazione di un bilancio più chiaro. Di un bilancio che anche qualsiasi residente, qualsiasi cittadino può capire. C'è poi l'articolo 16, mi aggiungo a finire, scusatemi, ma direi che valeva la pena comunque illustrarlo, che è un altro articolo fondamentale, che è un articolo che in sostanza stabilisce che, cioè, che in qualche maniera non demonizza il debito. Guardate che oramai parlare di mutui negli enti locali significa parlare del diavolo, perché nel momento in cui viene proposto ti dicono ma come, ma no, assolutamente, di qui e di là. In realtà molti enti locali sono scarsamente indebitati, tantissimi comuni hanno un indebitamento fortemente al di sotto della norma. E qui noi proponiamo una soglia che è quella del 15%. In qualche maniera deve essere raggiunta prima di arrivare ad altri strumenti. Cioè noi diciamo che, ad esempio, è vietato alienare un immobile se non si è raggiunto questa soglia. È un po' l'inversione del paradigma che esiste adesso, cioè che invece prima di arrivare a qualsiasi mutuo, si deve prima alienare tutto. Questa è la logica che esiste e che ha portato decine, centinaia di migliaia di immobili ad essere alienati a prezzi di svendita e ha portato soprattutto a svendere l'uscita dalle società di gestione dei servizi. Tra l'altro, questa proposta di tetto del 15% però è legata ad un'azione che viene proposta che è prioritaria questa, e cioè il discorso che ci dovrebbe essere un obbligo per tutti i mutui in essere, qua dicevamo il 31/12/2019, 18, adesso dovremmo fare 2019, di ristrutturazione, non come le rinegoziazioni che propone la Cassa Depositi e Prestiti, che non sono ristrutturazioni, ma semplicemente dei magheggi che poi fanno in qualche maniera pagare sempre il prezzo, un po' come gli swap, il prezzo, diciamo così, il favore. Quello che guadagna all'inizio l'ente locale è semplicemente un contentino, scusate, io dico sempre un lecca lecca per poi farcelo pagare sugli anni successivi. Qui si propone invece una ristrutturazione dei debiti che porti a una riduzione degli interessi, che peraltro, come sapete, noi come atta che abbiamo declinato nell'ordine del giorno proposto in vari consigli e approvato in vari consigli comunali, su questo sono molto contento. Che in qualche maniera richiama quello che è l'articolo 1,5, non mi ricordo più il numero, 565 mi sembra, della legge di bilancio, come pure l'articolo 39 del decreto legge milleproroghe, che avrebbe obbligato lo Stato entro 90 giorni, quindi alla fine di marzo, ad accollarsi tutti i debiti degli enti locali attraverso una riduzione degli interessi. Purtroppo c'era scritto un meccanismo un po' complicato, che era quello di costituire una società che avrebbe fatto questo. Ma l'obiettivo è questo, ed è quello che noi chiediamo anche adesso nella nostra legge, cioè quello di ristrutturare ai fini di una riduzione dei tassi applicati, soprattutto quello che è l'indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti, che ricordiamo più volte. A un indebitamento che all'80% va dai tassi dal 4 al 5%, tassi che dovrebbero essere considerati usurari. L'altra proposta che facciamo è quella di poter estinguere i mutui senza applicare penali. Sapete che se adesso un ente ha delle risorse e vuole estinguere un mutuo e quindi ridurre il pagamento degli interessi, deve pagare delle penali salatissime. Noi che diciamo che questo è assurdo, soprattutto laddove è approvato e applicato da parte, della Cassa Depositi e Prestiti. In questa norma inseriamo anche, come facciamo un po' tutti gli articoli, dei principi di
partecipazione alle decisioni più importanti, soprattutto in materia di opere pubbliche, prevedendo che il comune ha comunque l'obbligo di dare adeguata informazione per le opere fino a un milione di, superiori a un milione di euro, ma per le opere superiori a 3 milioni di euro deve prevedere un procedimento, comunque una maniera, ovviamente lasciata l'autonomia del comune, di coinvolgimento della cittadinanza. E laddove ci sono delle opere superiori a 10 milioni di euro proposte da Stato, Regioni o province sui territori comunali, noi prevediamo l'obbligo di sentire la cittadinanza e di sentire quella che è l'opinione della comunità locale. Tenete presente che le norme che vi ho detto e che ho finito di illustrare sono tutte previste a condizione di legittimità dello strumento finanziario. E quindi non sono semplici norme di indirizzo, ma sono norme di cui l'ente locale dovrà tenere conto se vorrà in qualche maniera avere un bilancio legittimo e quindi approvabile. Mi sembra di aver illustrato un po' tutto, mi scuso se ci ho messo un po', però se ci sono domande, ok. Va bene, intanto grazie Corrado, come sempre chiarissimo. Io direi che se ci sono domande le facciamo subito e poi passiamo all'altra legge. Sta funzionando la registrazione, quindi è uno strumento utilizzabile. Allora, qui vedo già una domanda, Roberto Melone dice: volendo, un'amministrazione potrebbe già introdurre il bilancio sociale ambientale di genere, come? Sì. Aspetta che beh, vediamo se ce ne sono, se ci sono altri che chiedono qualcosa, così poi magari rispondi a tutte. Chi vuole fare domande lo faccia subito, così tra virgolette ottimizziamo il tempo. Allora, Adriano, vai. Sì, una domanda molto, molto secca. Sull'articolo in cui si parlava dell'assunzione di personale per la reinternalizzazione dei servizi pubblici, si può per esempio aggiungere anche l'assunzione di personale che abbiano delle competenze specifiche oggi inesistenti all'interno soprattutto dei piccoli comuni, ad esempio per partecipare a bandi nazionali, internazionali di fondazione, quindi figure specifiche che in questo momento non ci sono, per cui è un settore, quello della partecipazione ai bandi, assolutamente non presidiato. Grazie. Grazie Adriano, vediamo se ci sono altri, se no io ti darei la parola nel senso di Corrado, così poi Sì, diciamo la volendo ci. spiegazione mi è sembrata estremamente chiara per tutti, quindi non mi stupisco che non ci siano particolari domande, però vediamo, dai, vai intanto. Sì, poi se vi vengono in mente anche dopo, mi mandate una mail e poi vi rispondo, non è un problema. Allora, innanzitutto quello che dice Adriano è fondamentale, molto importante, e anche se devo dire che qui la vedo più come un servizi intercomunali o comunque gestiti ad esempio dalle province. Anche perché le partecipazioni ai bandi europei esigono appunto delle professionalità che non sempre singoli comuni possono avere, però se ci fosse, come succede per le stazioni uniche appaltanti oppure per i servizi che svolgono ad esempio i concorsi per tutti i comuni, un ruolo della provincia o comunque di aggregazioni, di unioni comunali, così via dicendo, sarebbe importantissimo, giusto l'osservazione di Adriano. Per quanto riguarda il discorso della possibilità di introdurre il bilancio sociale e ambientale di genere, direi che si può, sì, l'unica differenza si può farlo introducendo appunto quegli obiettivi, indicatori e anche finalità all'interno del documento unico di programmazione di cui dicevo prima. È chiaro che rispetto alla nostra legge di iniziativa popolare, ci sarebbe comunque con una spada di Damocle il discorso dell'equilibrio di bilancio, che comunque va declinato attualmente in base all'attuale legge. Però detto questo, si può sì introdurle, magari in maniera graduale, introducendo alcuni obiettivi, introducendo e dicendo che appunto, anziché fare degli obiettivi generici all'interno del documento unico di programmazione che guardate, io ho trovato dei documenti che dicono, allora i servizi sociali si declinano svolgendo i servizi sociali. Ecco,
appunto, questo è un documento unico di programmazione di un comune, lì si potrebbe inserire qualcosa che dice, non so, attraverso, ad esempio, attività che garantiscano, adesso sto qua a inventarmelo, un maggiore accesso ai servizi pubblici, o se no fare delle proposte relative alla tariffazione dei proventi dei servizi. Sì, si può introdurre, certo, c'è sempre il discorso della spada di Damocle, che se ci troviamo in una situazione di emergenza sociale, purtroppo non si può fare come noi proponiamo, cioè comunque approvare e chiudere un bilancio anche in perdita, perché laddove necessario lo si deve anche fare. Grazie Corrado, c'è un'ultima richiesta, Gianni. Gianni? Volevo fare una domanda di questo tipo, agganciata al discorso del bilancio in pareggio, e che secondo me ci sta. Cioè, io mi sto occupando di energia e di efficienza energetica. Ora, i piccoli comuni è ovvio che sono già tagliati di default a questo discorso, perché non avranno, non solo non hanno teoricamente l'energy manager, ma non hanno neanche la possibilità di avviare un processo, un piano. Ecco, forse andrebbe legato a questo discorso una possibilità di consorziamento, io non lo so come si possa fare, per arrivare a questa cosa, perché attorno a questa il comune può diventare parte attiva, promuovere lavoro, promuovere efficienza, benessere fisico e via dicendo. E lo stesso discorso si può agganciare come, per esempio, a Porto Torres, non voglio fare la propaganda per il Movimento 5 Stelle, ma hanno realizzato il bilancio energetico, che è una cosa che ci assomiglia un po' a questo discorso qua, insomma. Nel senso che hanno dato la possibilità di fare attraverso degli scambi delle forme partecipate di organizzazione sociale. L'altro elemento che voglio buttare lì proprio come un tema su cui sto preparando delle cose è il discorso legato anche a una possibilità concreta che i piccoli comuni hanno, e in queste vicende ci sta a pennello, secondo me, è la possibilità di attivare dei meccanismi di moneta parallela. Non vado avanti su questo discorso, però è un discorso molto importante. Chiudo. Grazie Gianni, c'è anche Patrizia, poi io direi che chiudiamo questa parte con le cose che dice Corrado e passiamo all'altra legge. Vai Patrizia. Sì, grazie. Patrizia dalla provincia di Rieti. Corrado, tu all'inizio hai parlato del documento importante, il documento unico di programmazione, e che viene formulato su schemi, diciamo, predisposti, approssimativi, anche affidato a esterni, a terzi. Questo è un documento che dovrebbe essere fatto su, come ci diceva anche Simona, su un'analisi di contesto esterno-interno. La domanda è, essendo un documento importantissimo, e anche questo bisogna, cioè la possibilità che sia partecipato, nel senso che venga presentato, dato che poi verranno individuati sia i programmi che gli obiettivi strategici a cascata, e quindi se deve essere presentato anche o alla cittadinanza, insomma, può essere partecipato, dato che io vedo che sono alle volte una sorta di copia e incolla, ecco, dati statistici, eccetera, eccetera, ma di obiettivi realistici niente. Grazie. Grazie Patrizia. Corrado. Sì, quello che dice Gianni indubbiamente è vero, nel senso che, lo dicevo anche prima, secondo me bisognerebbe, lo ripeto, prendere un livello intercomunale, sovracomunale, che non necessariamente significa la scomparsa dei comuni, ma semplicemente la gestione associata di servizi che può avvenire, dipende, se ci sono delle province abbastanza così umane, nel senso con non con 300.000 comuni o milioni di abitanti, lo possono fare loro, se no ci possono essere delle aggregazioni, è fondamentale questo, come pure è fondamentale già adesso introdurre, non solo nel documento unico di programmazione e nei bilanci, ma anche ad esempio nei piani urbanistici o piani generali del territorio, come si vuole che si, come si chiamano nelle varie regioni, introdurre degli obiettivi di efficientamento energetico e anche e soprattutto a partire dagli edifici pubblici, che è un qualcosa che si lega molto alle opere pubbliche, cioè stabilire ad esempio l'efficientamento energetico come condizione necessaria per poter fare un intervento su un qualsiasi tipo di edificio comunale.
Per quanto a quello che dice Patrizia, sì, cioè il documento unico di programmazione secondo me deve essere il vero documento su cui arrivare alla partecipazione dei cittadini, anche perché non dimentichiamoci che il piano opere pubbliche, il piano delle alienazioni, il piano della programmazione delle forniture di beni e servizi sono allegati al documento unico di programmazione. Quindi se si vuole proporre un'opera pubblica si deve partire da lì e si deve anche proporre, e si può fare, si possono fare degli obiettivi anche a livello di bilancio partecipato attraverso quelle che sono le proposte delle comunità o delle associazioni. Grazie Corrado. Allora io passerei alla seconda parte, che è l'illustrazione dell'altra legge di iniziativa popolare. Ovviamente le due si parlano fra di loro, come avete visto sia nella relazione di Corrado, ma adesso lo comprenderete ancora di più, perché da una parte noi diciamo gli enti locali devono essere messi in condizione di esercitare la loro funzione pubblica e sociale, e il problema è dove anche prendono le risorse. Allora, la nostra proposta di legge, io vado articolo per articolo, così come ha fatto Corrado, in modo che diventi più discorsivo, prova a ricollocare la Cassa Depositi e Prestiti nel ruolo originario che aveva avuto, ma anche innovativo, nel senso che non stiamo semplicemente chiedendo che la Cassa Depositi e Prestiti ridiventi quello che era prima, diciamo, delle modifiche legislative che l'hanno sostanzialmente fatta diventare un soggetto privatistico di mercato, ma abbiamo in mente una finalizzazione molto concreta della stessa. Per cui all'articolo 1 noi poniamo due finalità. La prima ovviamente è di dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e soprattutto ne promuove la destinazione a fini di interesse generale. Qui viene ripreso proprio l'articolo della Costituzione, che è il primo punto importante da mettere dentro una proposta di legge. La seconda finalità è quella per cui questa legge detta i principi attraverso i quali Cassa Depositi e Prestiti deve essere trasformata al fine di realizzare che cosa? Soprattutto l'utilizzo del risparmio come sostegno finanziario agli investimenti degli enti locali e all'economia territoriale. Tutta la legge è basata su questa idea di questo nuovo ruolo dei comuni, delle città, dei territori, dei consorzi fra i comuni, anche perché questo è uno dei principi che ATTAC da sempre porta avanti sull'idea che è dai territori che si costruisce, la pandemia ce l'ha maggiormente evidenziato, un nuovo modello sociale, economico, ecologicamente e socialmente orientato. L'articolo 2 dice che quali sono gli obiettivi generali di Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente anche qui sono le due cose: da una parte tutelare il risparmio dei cittadini che versano i loro risparmi alla Cassa Depositi e Prestiti. Ricordiamo che stiamo parlando sempre di soldi privati, quindi ogni cittadino ovviamente è proprietario del suo risparmio. L'obiettivo è che questo risparmio venga da una parte tutelato e dall'altra che sia finalizzato a promuovere fini di interesse generale. Cassa Depositi e Prestiti utilizza il gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale per finalità sociali ed ecologiche che sono indicate nell'articolo successivo, quindi anzi in realtà nell'articolo 4, perché l'articolo 3 detta le norme per la tutela del risparmio postale, l'articolo 3 è preso copia e incolla dall'attuale normativa che diciamo disciplina il funzionamento di Cassa Depositi e Prestiti, quindi diciamo si dà al Ministero la titolarità del decidere i criteri per la definizione della validità o meno dei libretti di risparmio, dei buoni fruttiferi postali, le condizioni generali degli impieghi, diciamo questa è già una norma in atto. L'elemento fondamentale arriva agli articoli successivi, in particolare il 4, il 5 e il 6, perché lì si delinea che cosa dovrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti. Intanto è importante che l'articolo 4, comma 2,
si ribadisce una norma che anche oggi è in vigore, ovviamente stravolta nella realtà. Comma 2 dice che ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'Economia del 6 ottobre 2004, che è quello che ha trasformato Cassa Depositi e Prestiti in SPA, i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti agli enti pubblici sono considerati servizi di interesse economico generale. Quindi si dà l'idea di una priorità dell'interesse generale nel finanziamento che Cassa Depositi e Prestiti fa ai comuni e agli enti pubblici in generale. Ovviamente nella pratica questo non avviene, ma rimane un principio normativo che noi ribadiamo proprio perché poi il resto della nostra proposta di legge è conseguente a tutto questo. Ora, come immaginiamo la Cassa Depositi e Prestiti nella pratica, cioè come può finanziare gli enti locali? Noi diciamo che le priorità di finalità di sostegno agli investimenti locali e all'economia territoriale sono, qui siamo al comma 3 dell'articolo 4, il sostegno agli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici, il sostegno agli investimenti finalizzati alla tutela idrogeologica del territorio, la messa in sicurezza del patrimonio pubblico degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini, il sostegno agli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dismessi e abbandonati, il sostegno agli investimenti finalizzati all'uso sociale del patrimonio inutilizzato e o confiscato alle mafie, il sostegno agli investimenti finalizzati all'occupazione e alla riconversione ecologica della produzione territoriale, il sostegno agli investimenti finalizzati alla mobilità sostenibile, il sostegno alla ricerca scientifica e culturale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi sopraindicati. Già da questo articolo si comprende la finalità di interesse generale e di trasformazione anche dell'economia e della società che noi attribuiamo a Cassa Depositi e Prestiti. Dopodiché noi negli articoli 5 e 6 specifichiamo ancora meglio gli indirizzi che abbiamo delineato all'articolo 4, per cui l'articolo 5 si parla di che cosa vuol dire la riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici e si dice che si intendono tutti i processi di fuoriuscita dalle SPA e di reinternalizzazione della gestione dei beni comuni e dei servizi pubblici locali. Qui c'è il richiamo all'articolo che Corrado illustrava all'interno della legge sulla finanza locale. L'articolo 6 spiega che cosa vuol dire sostegno all'occupazione, alla riconversione ecologica della produzione, alla mobilità sostenibile e anche qui declina una serie di obiettivi. Favorire l'occupazione, la riconversione ecologica della produzione agricola e industriale in direzione dell'economia sostenibile a chilometro zero. Sostenere le aziende sottoposte a processi di ristrutturazione o di crisi aziendale per favorirne processi di riconversione produttiva in senso ecologico che garantiscano l'occupazione dei lavoratori anche attraverso esperienze di autogestione produttiva da parte dei lavoratori stessi. Quindi qui diciamo si fa un salto ancora più avanti nel dire quando c'è una crisi industriale se i lavoratori occupano la fabbrica e la vogliono autogestire serve un sostegno affinché questa autogestione sia da una parte consolidata e dall'altra vada nella direzione proprio della trasformazione e riconversione ecologica della produzione. Sostenere i processi di riconversione energetica degli edifici e degli impianti finalizzati al risparmio energetico è l'obiettivo della massima estensione dell'autoproduzione diffusa di energia pulita e rinnovabile. Qui veniamo incontro al ragionamento che faceva Gianni, vero mettere i comuni in consorzio fra di loro, ma diciamo avere la Cassa Depositi e Prestiti che ha come obiettivo anche questa diffusione dell'autoproduzione energetica e del riadattamento e riconversione energetica degli edifici aiuta questo tipo di processo. Sostenere i processi di riconversione della mobilità urbana ed extraurbana in direzione
dell'espansione del trasporto pubblico urbano e pendolare e di una mobilità pulita e sostenibile, e ovviamente sostenere i processi di ricerca scientifica e culturale che servono a realizzare questi obiettivi. Quindi, diciamo, in questi primi articoli sostanzialmente si dice che cosa dovrebbe fare Cassa Depositi e Prestiti. Attenzione, l'articolo 7 è l'importanza per tutti gli interventi di cui si è parlato fino ad ora, quindi tutte quelle finalità, Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cioè fatta salvo che il risparmio va tutelato, opera attraverso finanziamenti a tasso agevolato, cioè finisce l'idea che Cassa Depositi e Prestiti presta a tassi di mercato, quando addirittura non a tassi usurai, ma diventa normativa di legge che Cassa Depositi e Prestiti presta agli enti locali per queste finalità a tassi agevolati. Ora, tutto questo comporta la necessità di una trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti da quello che è oggi a quello che sarà. E quindi nell'articolo 8 si norma come avviene questo passaggio. Intanto si dice che ovviamente viene trasformata in un ente di diritto pubblico. Come fa a diventarlo? Entro 180 giorni, quindi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede all'acquisto di quote di capitale sociale attualmente detenute dal socio di minoranza. Oggi Cassa Depositi e Prestiti è per l'81,4% del Ministero dell'Economia e per il restante capitale in mano alle fondazioni bancarie. Quindi noi diciamo che lo Stato deve ricomprare quelle quote, ma attenzione, perché al comma successivo diciamo anche che il prezzo di acquisto delle quote di capitale sociale detenute dal socio di minoranza, cioè le fondazioni bancarie, deve prevedere un audit sui capitali apportati e sugli utili ricavati dallo stesso da quando è entrato nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti. Qual è il senso di questo comma? È che le fondazioni bancarie hanno messo molto meno di quello che hanno portato a casa in questi anni entrando in Cassa Depositi e Prestiti, quindi il prezzo di acquisto delle loro quote deve tener conto dei superutili che hanno fatto le fondazioni bancarie in questi anni e quindi essere ovviamente notevolmente abbassato. Cassa Depositi e Prestiti però attualmente ha anche tutta una serie di partecipazioni societarie o per conto dello Stato, quindi in aziende tra virgolette di tipo pubblico, oppure in fondi di investimento. Quindi noi diciamo che sempre entro 6 mesi Cassa Depositi e Prestiti trasferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze le quote societarie detenute in fondi di investimento, le quote societarie di aziende acquisite attraverso il Fondo Strategico Italiano, le quote societarie di aziende delle reti strategiche, per capirci Enel, Eni, eccetera, eccetera. Cioè tutto questo torna al Ministero, dopodiché il Ministero deciderà che farne, speriamo, sempre ragionando in direzione dell'interesse generale. Ma intanto le togliamo da Cassa Depositi e Prestiti, così Cassa Depositi e Prestiti diventa l'ente di diritto pubblico che gestisce il risparmio postale. Attenzione, non stiamo parlando di una riduzione drastica dell'attività di Cassa Depositi e Prestiti. Il risparmio postale attualmente sono 265 miliardi e costituiscono più del 70% dei fondi attuali di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi Cassa Depositi e Prestiti rimane un ente che amministra una quantità di ricchezza molto importante, semplicemente togliamo tutte le parti che, secondo la nostra visione, hanno deviato Cassa Depositi e Prestiti dall'obiettivo iniziale, che era quello del sostegno agli investimenti degli enti locali. Quindi c'è, viene normato questa trasformazione, che comunque deve avvenire entro un anno. Comma 7 dice: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il processo di trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico deve essere completato. Quindi si mettono norme anche stringenti dal punto di vista dei tempi. Gli articoli successivi ragionano quindi, le forme di gestione di Cassa Depositi e Prestiti. Allora, noi
pensiamo sia a una gestione centrale che anche a una gestione decentrata. Qui qualcuno ha detto, ma attenzione che stiamo moltiplicando diciamo gli enti, eccetera, eccetera. Intanto è quello che sta già avvenendo, nel senso che Cassa Depositi e Prestiti, che prima aveva una sede praticamente solo a Roma, adesso sta decentrando regionalmente le sue sedi, che di per sé non è una cosa sbagliata. Come si decentra evitando la moltiplicazione di poltrone? Con quello che noi scriviamo negli articoli della legge. Noi diciamo che ha una struttura centrale affidata a un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza. Il consiglio di amministrazione lo immaginiamo composto da due membri nominati dal Ministero dell'Economia e Finanze, quattro membri nominati dal Parlamento, tre membri nominati dalla Conferenza Stato-Regione, quattro membri nominati dall'ANCI. Cioè il consiglio di amministrazione è appannaggio delle istituzioni pubbliche. Il consiglio di sorveglianza invece noi lo immaginiamo come con tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali, tre membri nominati dalle associazioni nazionali di scopo, sette membri scelti tra il corpo elettorale con pubblico avviso. Cioè l'idea è che il consiglio di sorveglianza è formato e da cittadini competenti, perché deve sorvegliare, quindi non deve avere nessuna relazione con gli enti pubblici che stanno nel consiglio di amministrazione, proprio perché la funzione è assolutamente quella del controllo. Naturalmente noi pensiamo che il consiglio di amministrazione chi ne fa parte non riceve uno stipendio, ma semplicemente un rimborso spese delle spese effettivamente sostenute e documentate, e anche che le nomine non possano durare per più di due mandati consecutivi. Cioè quello che vogliamo evitare ovviamente è la professionalizzazione di chi sta nei consigli di amministrazione di un ente di diritto pubblico, che poi diventa sostanzialmente il proprietario di fatto delle risorse. A questo pensiamo con l'articolo 10 a un decentramento della Cassa Depositi e Prestiti. Noi lo immaginiamo, diciamo, a un livello regionale, poi può essere ulteriormente decentrato. Ovviamente tutto questo ulteriore decentramento, così come la definizione regionale, si basa sul fatto, così come per la gestione centrale, che non c'è professionalizzazione, cioè chi occupa quel ruolo non campa di quel ruolo, ma semplicemente è un'attività che compie, sulla quale riceve rimborso delle spese effettivamente sostenute, ma è un'attività sostanzialmente di servizio. Diciamo anche che a partire da questa organizzazione il 65% del risparmio raccolto su un territorio viene destinato a opere di quel territorio. Perché ragioniamo sul 65%? Ovviamente per evitare da una parte la critica, diciamo, cosiddetta leghista, per cui territori che sono più ricchi e che hanno più risparmio si troverebbero ad avere più risorse, e quindi pensiamo che il 35% invece serva come elemento di perequazione, cioè di distribuzione a territori meno ricchi. Anche se su questo devo dire che l'Italia è sorprendente, perché per esempio se dobbiamo dire qual è la regione in cui gli abitanti si affidano di più a Cassa Depositi e Prestiti, scopriremo che è il Molise. Perché? Perché la Lombardia, che è la regione più ricca, moltissime persone non affidano i propri soldi a Cassa Depositi e Prestiti, ma fanno gli investimenti finanziari e bancari. Quindi non c'è un paragone automatico tra ricchezza di un territorio e soldi messi in Cassa Depositi e Prestiti. Anzi, di solito le regioni più povere sono quelle dove i cittadini maggiormente mettono i loro pochi risparmi dentro Cassa Depositi e Prestiti. Però questo elemento di perequazione ci sembrava assolutamente importante. L'articolo 11 parla ovviamente della trasparenza, e quindi dice che Cassa Depositi e Prestiti relaziona semestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla Conferenza Stato-Regioni
e all'ANCI su indirizzi e risultati raggiunti, nonché sulle modalità di coinvolgimento messe in campo nei confronti dei soggetti portatori di interessi diffusi, che sono gli enti locali, le organizzazioni sindacali, comitati e associazioni di scopo. Tenete conto che già oggi Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe relazionare annualmente alla Commissione di Vigilanza, parlamentare di vigilanza. Questa cosa praticamente non avviene da anni e quando avviene, molto raramente, è sostanzialmente un'audizione del Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e una ratifica senza nemmeno aver letto i documenti da parte della Commissione parlamentare. Gli articoli finali ragionano sulla partecipazione. L'articolo 12 dice che la scelta degli investimenti per i quali i soggetti di cui al comma 1 articolo 4 della presente legge, cioè gli enti pubblici, chiedono il finanziamento a tasso agevolato deve essere effettuata attraverso un percorso di coinvolgimento della comunità di riferimento, e questo viene reso obbligatorio. Cioè, cosa diciamo noi? Noi diciamo Cassa Depositi e Prestiti deve finanziare gli enti locali in una direzione ben precisa: mobilità sostenibile, riconversione energetica, tutto quello che abbiamo illustrato. Per poter accedere a questi soldi, l'ente locale deve dimostrare che ha messo in campo il coinvolgimento delle comunità territoriali. Senza questo coinvolgimento, Cassa Depositi e Prestiti potrebbe non finanziare la richiesta dell'ente locale. Nell'articolo 13 immaginiamo anche forme di partecipazione dei risparmiatori stessi, cioè quelli che mettono i loro soldi in posta che poi vengono raccolti da Cassa Depositi e Prestiti. Per cui anche lì proponiamo che per ogni cittadino che mette i suoi risparmi alla posta e quindi in Cassa Depositi e Prestiti si faccia una sorta di contratto di scopo, cioè nel momento in cui io deposito i miei soldi firmo un contratto nel quale io sono inserite le scelte preferenziali del risparmiatore, ovviamente sempre in direzione degli obiettivi che abbiamo dato a Cassa Depositi e Prestiti. Gli ultimi articoli, l'articolo 14 ribadisce una cosa già detta da Corrado nell'illustrazione della legge precedente. Noi stiamo dicendo che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i mutui attivi alla data del 31/12/2018, ovviamente dovremo cambiarla aggiornandola, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico hanno diritto a ottenere da Cassa Depositi e Prestiti la ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei tassi applicati e l'estinzione anticipata senza applicazione di alcuna penale. Quindi qui le due leggi si parlano, quello che si dice là viene ribadito dentro questa legge. Gli ultimi due sono ovviamente che la copertura finanziaria necessaria assicurata dalla contestuale riduzione pari alla cifra necessaria del bilancio del Ministero della Difesa, ma questa è una legge che non costa moltissimo, quindi diciamo questo noi l'abbiamo messo ovviamente per stabilire un altro principio, che dove vanno intaccati i soldi è il Ministero della Difesa, ma questa è una legge quasi a costo zero e quindi diciamo i soldi che servono sono molto pochi. E l'ultimo articolo ovviamente che abroga tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Chiudo dandovi semplicemente una suggestione di cosa potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti. Immaginate una comunità di un territorio dove si fa il bilancio partecipativo e le opere prioritarie sono decise dai cittadini. Come si finanziano quelle opere prioritarie decise dai cittadini? Attraverso il risparmio dei cittadini che è confluito in Cassa Depositi e Prestiti. Provate a immaginare che circolo virtuoso si innesca. Uno, tutti i cittadini hanno partecipato e la gran parte dei cittadini ha finanziato le opere stabilite. Questo innesca elementi di controllo dal basso sulla realizzazione delle opere, sia che corrispondano a quanto si è quanto si è collettivamente immaginato, confrontato e deciso, sia anche sul fatto che gli sprechi diminuiscano, che le opere vengano fatte nei tempi giusti e che tutto funzioni per come l'abbiamo collettivamente stabilito.
Ovviamente questo aumenta anche notevolmente la coesione sociale dei cittadini, perché se le persone decidono insieme e finanziano insieme, è chiaro che tendono a sentirsi parte di una comunità e questo Marco, dovrebbe... Marco, non ti sentiamo più. Ah, non lo so. Io... Marco? Chi non sente non più? Sento. Io lo sento. No, no, ti si sente Marco. Vabbè, comunque io ti sento. Io ti sento. Ok, io chiudevo dicendo semplicemente che questo meccanismo virtuoso metterebbe in campo una diversa partecipazione dei cittadini che decidono, finanziano e da quel momento si sentono parte della comunità territoriale che abitano e a cui fanno riferimento. Io mi fermo qui perché mi sembra di aver illustrato un po' velocemente, ma insomma questa legge era già in parte molto conosciuta. Dunque, provo a leggere cosa c'è scritto, chi ha scritto cosa. Articolo 9,2, si sta verificando un certo esodo dei piccoli comuni da ANCI ad unione comuni con meno di 5.000 abitanti, comunque comuni che non si sentono rappresentati da ANCI, qui sfondate, Antonietta che l'ha scritto, sfonda una porta aperta. Secondo me l'ANCI nel tempo dovrebbe essere bypassata dall'auto-organizzazione dei comuni, ma ovviamente questi sono processi lunghi e anche diciamo che noi non possiamo determinare se non favorire. Sempre Antonietta dice... Però nell'articolo possiamo scrivere che non ci sono solo i rappresentanti dell'ANCI, ma di associazioni dei comuni eventualmente, non so. Sì, sì, d'accordo con la modifica che proponi. Della LIB dobbiamo immaginare i cittadini come sarà il CDP, lavoriamoci. Quindi rispetto ai piccoli comuni come ci comportiamo, quale ruolo in CDP, fare rappresentare anche piccoli comuni in CDA, sì, sì, diciamo, poi troviamo le forme per modificare. Effettivamente, secondo me, siccome poi la gran parte dei comuni del nostro paese sono piccoli comuni, nel consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti dovrebbero essere inseriti rappresentanti dei piccoli comuni, quindi questa mi sembra una osservazione che hanno fatto più persone corretta e quindi possiamo mettere più che l'ANCI, l'ANCI lo dobbiamo mettere per forza, ma possiamo mettere anche i comuni associati con una quota preferenziale per i comuni per i piccoli comuni, insomma. Abbiamo ancora, nonostante l'ansia mia e di Corrado di fare in fretta, abbiamo ancora 25 minuti, quindi se ci sono osservazioni, domande, proposte che stanno sul tema, ovviamente, sul tema, sui temi, sulle due leggi, chiunque vuole lo può fare, quindi... due cose, io sono Carla Diddi. Sì. Allora, una piccolissima, aspetta che la devo trovare. Ecco, l'articolo 4, il comma 2, mi domandavo, questo riferimento al decreto dell'economia del 6 ottobre 2004, che se ricordo bene tutti i giorni aveva trasformato Cassa in SPA, a seguito della nuova trasformazione in ente di diritto pubblico dovrebbe decadere, quindi mi domando se non è sufficiente dire soltanto che i finanziamenti della Cassa costituiscono servizio di interesse economico generale, insomma, senza fare riferimento a un decreto che appunto riguarda una disciplina che non sarà quella futura. L'altra cosa, brava Carla, osservazione corretta, corretto, giusto, la modifichiamo immediatamente, non diventa equivoco, insomma, chiaro, no, hai ragione. L'altra cosa era allora
sulla situazione di riacquisto delle quote, questo insomma era più una mia curiosità perché mi rendo conto che è una situazione complessa. Ma oggi saremmo in grado di fare una previsione su quanto potrebbe essere l'onere di riacquisto in relazione a un prezzo da audit, insomma, che scorpori la parte di incremento poi delle fondazioni bancarie. No, per sapere quant'è poi l'onere complessivo, insomma, quando tu dici costo zero, ecco, vorrei capire se c'è implicanza con questo meccanismo. L'ultima cosa, anche questa piccolissima, allora, quando noi diciamo, siccome questo è un passaggio secondo me importante proprio in termini di partecipazione, quando diciamo 7 membri scelti, se qui possiamo introdurre qualche criterio di massima un po' stringente, perché poi sappiamo che insomma su queste situazioni poi le invenzioni sono tante e di carattere anche insomma clientelare, osserventi comunque. Grazie. Grazie Carla, vediamo se ci sono altri. Allora, nel frattempo, allora, accogliendo ovviamente la prima osservazione di Carla, per cui togliamo il riferimento a una legge che tra l'altro decidiamo di far scomparire, quindi rimarrebbe il comma 2 semplicemente l'affermazione che i finanziamenti di cassa, depositi e prestiti costituiscono servizio di interesse economico generale. Sulla questione del ricomprare le quote di capitale sociale in mano alle fondazioni bancarie, adesso io non ho il conto economico, ma il costo è irrisorio. Attenzione, non è che compriamo, non è che dobbiamo ricomprare, diciamo, l'intero fatturato corrispondente al 18, qualcosa per cento, dobbiamo semplicemente ricomprare le quote di capitale sociale. Ora, quanto corrispondono in termini economici adesso, non te lo so dire, ma è un dato che possiamo ricavare abbastanza velocemente. Il costo non è un costo per niente proibitivo, è un costo abbastanza agevole. Sulla questione delle 7 persone, mettere dei criteri, ovviamente noi abbiamo messo 7 membri scelti tra il corpo elettorale con pubblico avviso. Nel pubblico avviso vanno messi i criteri, anche se io te la devo dire tutta. Per me funzionerebbero 7 cittadini presi a sorteggio, meglio di qualsiasi, diciamo, competenza che iscriviamo dentro l'avviso pubblico, perché poi se mettiamo troppe competenze alla fine chi si presenta sono i soliti, diciamo, i soliti noti. E anche secondo me per questo facevo la domanda, perché insomma è un passaggio importante in termini perché altrimenti arriviamo sempre alla partecipazione che però è vincolata a parametri insomma professionali. Ah no, allora se la tua sollecitazione era non avere parametri, io so, con me sfondi la porta aperta, io li metterei addirittura per sorteggio, semplicemente mettendo una persona in più che faciliti la possibilità di questi cittadini. Se no potremmo fare pure un sistema misto, insomma, tipo giudici popolari, però insomma a questo punto. Vabbè, comunque poi questa è una cosa da approfondire. Ok, grazie. Grazie a te. Antonietta dice criteri stringenti anche per rappresentanti di genere, va bene. Stefano, vuoi dire questa cosa che hai scritto? Sì, molto semplice, vado a memoria. Ricordo che nella fase in cui alle fondazioni fu consentito l'ingresso in CDP come azioni non privilegiate ma di risparmio, mi pare, nel loro conferimento non fu
conteggiato solo il denaro fresco che portarono, ma fu conteggiato una sorta di bonus dovuto al loro capitale di expertise e di relazioni. Vado a memoria, per cui potrei sbagliarmi, ma sicuramente è la prima cosa da verificare. Perché se andando sempre a memoria, ci fu un mezzo scandalo. Dicevo, a un certo punto, questo loro 30% passò al 18% di azioni ordinarie, un po' perché c'era stato un po' di bagarre su questa condizione di estremo favore. In realtà loro hanno ottenuto due vantaggi che vanno fatti venire fuori nell'audit. Il primo è che sono entrati con pochi soldi, con una sorta di conferimento in natura che però ha un valore, diciamo, intellettuale, immateriale, e dall'altra, avendo avuto per i primi anni un 30% come azioni, mi pare si chiamassero allora, di risparmio, hanno anche ottenuto un vantaggio di dividendi nettamente superiore alla loro quota azionaria. Io per confermare quello che dice Stefano, cioè noi abbiamo proprio esattamente scritto all'articolo 8 nella trasformazione, abbiamo messo il comma 3, cioè diciamolo, in una normale reinternalizzazione di una società, uno compra le quote del privato. Noi abbiamo esattamente messo il comma 3 dicendo la determinazione del prezzo di acquisto delle quote di capitale sociale detenute dal socio di minoranza deve prevedere un audit sui capitali apportati, sugli utili ricavati dallo stesso, dal momento dell'ingresso nel capitale societario fino all'entrata in vigore della presente legge. Perché esattamente per le cose che stava dicendo Stefano, le fondazioni bancarie hanno praticamente guadagnato soldi mettendo praticamente molto meno di quello che hanno portato a casa. E quindi l'audit serve esattamente a quello, a definire un prezzo congruo della reinternalizzazione delle quote in mano alle fondazioni bancarie. Quindi sì, cioè siamo d'accordo col ragionamento che Stefano stava facendo. Sì, sì, sono andato un po' a memoria, ma non so fin dove mi avete sentito e poi dove si è perso, ma c'è un filo che si può ricostruire nella presenza delle fondazioni in CDP che, se letto pubblicamente, è molto favorevole sia alle nostre tesi sia alle case pubbliche per ridurne il rimborso. Varrebbe anche detto che in realtà è una assurdità, perché di fondo, almeno politicamente, questo va detto, perché non dimentichiamo che il patrimonio di dotazione delle fondazioni bancarie è comunque denaro pubblico. Esatto. Esatto, l'altra cosa è esattamente quella, cioè le fondazioni bancarie quando erano entrate in Cassa Depositi e Prestiti erano entrate in quanto fondazioni bancarie, cioè primi azionisti di banche pubbliche. E quando si è decisa la privatizzazione delle banche, le fondazioni bancarie sono quelle che a cui è stato, diciamo, collocato il patrimonio pubblico delle varie banche. Quindi teoricamente le fondazioni bancarie gestiscono il patrimonio di cui che hanno a disposizione, è un patrimonio pubblico, in senso ovviamente non proprietario attualmente, ma in senso filosofico. Quindi, diciamo, per dirla con una battuta, le fondazioni bancarie dovrebbero già ringraziare che si sono fatte un sacco di soldi e ridarci Cassa Depositi e Prestiti. Questo è il senso. Sono altri che hanno richieste di chiarimenti? Se non ci sono altri, possiamo anche chiudere questo seminario che è stato registrato, quindi poi diciamo ciascuno se lo potrà ascoltare con più calma ed eventualmente poi chiedere chiarimenti ancora più specifici che in questo momento non vengono in mente. Marco, scusa. Sì, vai. In ritardo, perdonatemi, ma il fatto che Cassa Depositi e Prestiti entrerebbe nel bilancio dello Stato, perché questo è un po' uno dei punti, diciamo, che giocano a favore, sì, virgolette, no? Perché evidentemente sarebbe incluso nel bilancio dello Stato, no? No. No, nel senso che la proposta che facciamo noi è che Cassa Depositi e Prestiti diventi un ente
che giuridicamente è simile alla Cassa Depositi e Prestiti tedesca. Cassa Depositi e Prestiti tedesca è gestita dallo Stato tedesco e dai Länder, cioè dalle regioni, quindi è, diciamo, totalmente gestita dal pubblico, ma non entra nel bilancio pubblico. Quindi il ragionamento è una sorta di ente di diritto pubblico, ma autonomo dal punto di vista formale rispetto allo Stato, perché è chiaro che l'elemento che porti tu è la critica prima che potrebbero fare, che è quella del dire: ah, ma se la rimettiamo dentro nel bilancio dello Stato, rientra dentro tutta la questione patto di stabilità, pareggio di bilancio, eccetera, eccetera. A parte il fatto che noi speriamo che mentre approviamo questa legge sia anche saltato il patto di stabilità e il mondo sia cambiato, però no, siccome quello che dici tu è serio, l'idea è che Cassa Depositi e Prestiti diventi un ente di diritto pubblico, ma non inserito nel bilancio dello Stato. E l'esempio ce l'abbiamo in Germania, quindi se l'ha fatto la Germania lo può fare pure l'Italia. Vedo Stefano. Banalmente questo. Si trovano ottime soluzioni andando a controllare come si sono comportati in Germania, perché sono abilissimi nel individuare gli strumenti che all'interno dei meccanismi europei di fatto non ne consentono l'elusione. Le aste con cui piazzano i loro titoli di Stato, passando attraverso una figura intermedia che è la... adesso non ricordo il nome, è interessantissimo da questo punto di vista. In effetti dovremmo fare non quello che dicono, ma quello che fanno. Totalmente d'accordo con questa battuta. Bene, se non c'è altro, speriamo di avere chiarito a sufficienza, diciamo, gli elementi anche di ogni articolo di legge. Il processo, il percorso continua, quindi non è che si chiude né oggi né mai, però diciamo questo è stato un primo modo di masticare articolo per capire, a parte diciamo l'orizzonte politico, che quello era sufficientemente chiaro a tutti, ma avere anche gli elementi per poi, diciamo, discuterne con chi magari mastica elementi e potrebbe metterci in difficoltà. Se non c'è altro, io ci saluterei collettivamente, ovviamente alla prossima.